I vitigni resistenti sono delle varietà di viti che hanno la caratteristica importantissima di essere resistenti alle malattie fungine. Questo ci permette di ridurre al minimo gli interventi con gli anticrittogamici oppure di addirittura azzerarli se le condizioni climatiche sono particolarmente favorevoli. Nati si chiamano pivi anche perché sono nati in Germania e da lì hanno iniziato a prendere piede. L'Università di Friburgo e ad oggi anche l'Università di Udine hanno studiato molto per riuscire a darci queste varietà che resistono benissimo a peronospora, oidio e abotrite. Dal punto di vista della sostenibilità sono importanti perché ridurre i trattamenti non significa solo ridurre la chimica o zolferrame che usiamo in vigneto, ma allo stesso tempo riduciamo l'acqua che dobbiamo usare per i trattamenti e anche l'anidride carbonica che produciamo ogni volta che entriamo in vigneto con il trattore. Quindi questi ci permettono di avere una reale sostenibilità in vigneto. C'è sicuramente il tema della resistenza alle malattie, ma c'è poi anche il grande tema della qualità del vino, delle sue caratteristiche e, se pensiamo a un panorama come quello italiano, anche alla tipicità poi dei vini. In questo quadro, in questo contesto, qual è la prospettiva dei pivi? Dal punto di vista qualitativo, negli ultimi anni i progressi sono stati grandissimi. Ad oggi possiamo affermare senza nessun timore che dai vitigni resistenti facciamo vini potenzialmente con la stessa qualità dei vitigni tradizionali, perché dalla parte enologica ci sono stati migliori studi, dalla parte agronomica lo stesso. E dal punto di vista del territorio, queste varietà, che sono tendenzialmente un po' più precoci rispetto alle varietà tradizionali, ci permettono, se gestite al meglio, di esaltare al massimo il panorama viticolo che abbiamo in Italia. Luciano Sartori, Vivai Rauscedo, che in Italia insieme all'Università di Udine è di fatto il bacino, il serbatoio, anche il centro di ricerca più importante ad oggi sui vitigni pivi. Cosa sono da un punto di vista viticolo e scientifico? Beh, i vitigni pivi derivano da incrocio, o più precisamente da ibridazione. Quindi da subito dobbiamo escludere che siano OGM, perché qualcuno ancora pensa che questi siano derivati e che siano stati creati grazie alla tecnologia OGM. Non è così, quindi si segue un processo che è del tutto naturale. Quello dell'incrocio, che si può fare anche incrociando per esempio un Merlot con un Sangiovese. Il Merlese per esempio è proprio un incrocio derivato dalla combinazione tra Sangiovese e Merlot. Invece nel caso delle varietà resistenti si ha un donatore di resistenza e poi si ha la varietà che si vuole incrociare. Io prendo il polline del donatore di resistenza e lo metto sul fiore demasculato del Sangiovese per esempio, e così otterrò nella discendenza nuovi vitigni, e fra questi ci sarà, almeno si spera, qualcuno che ha le caratteristiche del Sangiovese o molto vicino, e in più ha la resistenza per peronospora ed oidio. Da un punto di vista di diffusione, di applicazione, sappiamo che ci sono regole diverse anche tra paesi che consentono di utilizzare dei vitigni rispetto ad altri. In Italia come siamo messi da questo punto di vista? Quanta apertura c'è a questa che di fatto è una novità? In Italia sono autorizzate la coltivazione in Friuli, Veneto e recentemente sono stati autorizzati in Lombardia da metà giugno. Nelle altre regioni si attende ancora il via libera, in Abruzzo si spera arrivi per fine anno, in Puglia sono state concluse tutte le prove agronomiche ed enologiche ancora l'anno scorso e ad oggi non abbiamo alcuna autorizzazione e non riusciamo neanche a capire perché. Quindi c'è un comportamento diverso e una sensibilità diversa in funzione della regione questo chiaramente ci disturba un po', perché a nostro modo di vedere, dato che si tratta del risultato della ricerca italiana ed è un risultato innovativo alla fine, molto importante per la sostenibilità ambientale, per la salute, per fare anche dei vini più salobri, noi vorremmo che ci fosse maggiore attenzione e soprattutto un comportamento univoco da parte di tutte le regioni. In Francia, per esempio, sono autorizzati a livello nazionale, quindi tutti i dipartimenti viticoli per produrre vini da tavola, per entrare nelle IGT, sono autorizzati automaticamente come vengono registrati. E se invece si vuole farle entrare nella denominazione d'origine, questo è tutto un altro discorso rispetto al quale bisognerà aspettare le prese di posizione dell'Unione Europea in materia. Quindi su questo noi non diciamo alcunché sulla pretesa di farle entrare nelle DOC. Però per produrre uve e vini da tavola e vini IGT
direi che sarebbe il tempo di aprire, di essere più elastici anche. Questo l'appello chiaramente alle istituzioni, poi se un prodotto funziona o no, si diffonde o no, è anche dettato dagli investimenti delle aziende e anche dalle risposte del mercato. In questo senso Rauscedo è il vivaio viticolo più grande d'Europa, sui vitigni resistenti le aziende stanno investendo davvero? Ma c'è una grande apertura e una grande sensibilità da parte delle aziende. E noi nell'ultima annata tra Italia ed estero abbiamo venduto 600.000 barbatelle e quest'anno pensiamo di riuscire ad arrivare a un livello attorno al 1.400.000, di cui una buona parte in Italia, perché soprattutto nel nord-est ci sono aziende che stanno realizzando e puntando attraverso la realizzazione di investimenti importanti, puntando sulle resistenti e su vini chiaramente che si differenziano proprio perché derivati da vigneti più sostenibili e soprattutto perché hanno avuto il 70, 80, 90% in meno di trattamenti, quindi si distinguono rispetto ai vini che tutti noi conosciamo. Quindi io sono molto fiducioso e ritengo, anche perché dal punto di vista della qualità non hanno niente da, come dire, non sono inferiori rispetto a genitore di partenza, quindi abbiamo un ottimo Sauvignon Ritos, un ottimo per esempio Sorelli, che nulla ha da invidiare ai Sauvignon e al Tokaj Friulano, per non parlare del Merlot Cantus o del Cabernet Volos. Quindi siamo sulla buona strada, certamente stiamo lavorando con l'università e quest'anno speriamo di iscrivere, fine anno, altri, o perlomeno presentare l'iscrizione, altri 4 vitigni con genitore Pino Bianco e Pino Nero. Quindi si sta allargando la rosa dei nuovi vitigni disponibili. Perché un imprenditore inizia oggi una nuova avventura vinicola, una nuova azienda vitivinicola e scommette soltanto sui pivi, sui vitigni resistenti? Beh, nel caso nostro, da ultimi arrivati, è stata soprattutto una scelta etica. Per professioni diverse ci siamo sempre interessati al tema della sostenibilità e poi quando c'è stata l'occasione di tradurla in un'azienda agricola è venuto immediato scegliere le piwi, in quanto la necessità di trattamenti nelle stagioni migliori può essere pari a zero. Il che vuol dire tutto quello che sappiamo ormai, niente pesticidi, niente CO2, utilizzo di diversi metodi anche di coltivazione, quindi senza compattare il suolo, con tutta una serie di ricadute positive sull'ambiente. In particolare voi a Capolonio su quali varietà avete scommesso? Abbiamo iniziato con Sauvignon Gris, un primo vigneto sperimentale, non una particella estesa, sono 8.000 metri, ma dovevamo proprio, ripeto, da ultimi arrivati, collaudare anche i nostri meccanismi. E l'anno prossimo contiamo di mettere a dimora quasi 5 ettari di alcune selezioni a bacca bianca e anche a bacca rossa. I nomi sono i soliti, sono i Bronner, piuttosto che i Johanniter, cioè i Cortis, nomi poco noti, ma nomi che sono già da anni testati e che stanno dando ottimi risultati. L'importante è avere anche i giusti professionisti di contorno. Nicola Biasi è il nostro enologo e siamo molto ma molto soddisfatti dell'accordo fatto, perché è giovane, brillante, capace e soprattutto innamorato di questa impresa.